Ed eccoci ritrovati a questo nuovo appuntamento con il Gol. Come ho fatto oggi alla radio, mi scuso con voi da casa per la voce purtroppo che mi ha impedito tra l'altro di essere con voi venerdì in anteprima sport. Oggi eccoci qui, sia pure non al meglio, per questa trasmissione domenicale di il Gol. Andiamo a presentare il nostro apprezzato opinionista Rodolfo Mucci, ultimamente altalenante in quanto a presenze. Oggi torna a trovarci. E prima di ogni altra cosa, come consuetudine, gli chiedo un po' la situazione sulla sua squadra, la formazione allievi regionali della Val di Sangro, ma un bilancio anche sull'intero settore giovanile della formazione sangrina. Sì, oggi abbiamo disputato una partita contro il Guardia Grele, gli allievi regionali del Guardia Grele, a Villa San Vincenzo, al campo di Villa San Vincenzo. Abbiamo pareggiato 1-1, una battaglia devo dire è stata, ma comunque i miei ragazzi si sono ben comportati e quindi come al solito sono orgoglioso di loro e potremo sicuramente continuare a far meglio. Poi mi dicevi per quanto riguarda il settore giovanile intero, io insomma al di là delle prestazioni appunto della mia squadra, per quello che sento, quello che leggo e quello che vedo, insomma, dalla juniors fino ai giovanissimi, so che stanno facendo degli ottimi campionati. Mi sembra che entrambe le squadre sono seconde in classifica e quindi a testimoniare ancora una volta che insomma, il lavoro del presidente Bevilacqua e del direttore generale Sergio Natale insomma, stanno dando i loro frutti unitamente un po' a tutti i dirigenti, a tutta la dirigenza, e quindi complimenti a loro. Poi interverranno anche due calciatori del Guardia Grele, formazione che milita nel girone B di promozione, tra poco ve li presenteremo. Intanto la scaletta di oggi prevede un servizio su Castel di Sangro Lanciano, derby infuocato al Teofilo Patini, il servizio di Sergio Mancini, anche con le interviste. Poi avremo il servizio che riguarda Pescara-Viterbese e poi per la serie di Val di Sangro Viribus Unitis. Intanto qualche secondo alla regia e poi inizieremo con i risultati della serie C1, girone B. Bene, intanto che ricominciamo, vi do i nomi degli ospiti del Guardia Grele, sono due giovani calciatori, Rocco De Sanctis, terzino destro, e Giovanni Colagreco, centrocampista di sinistra della formazione guardiese, che oggi, tra l'altro, ce lo faremo raccontare da loro, hanno iniziato con leggero ritardo la partita perché c'è stata l'inaugurazione del nuovo campo. Infatti il Guardia Grele quest'anno è andato un po' peregrinando per diversi campi fino a tornare sul loro terreno con il manto erboso finalmente pronto a tutti gli effetti. Andiamo comunque a vedere cosa è successo nel campionato di Serie C1, girone B. I risultati odierni. Ascoli L'Aquila 2-0, Castel di Sangro Lanciano 1-1, Giulianova Benevento 0-0, Lodigiani Catania 0-1, Nocerina Chieti 2-2. Pescara Viterbese 0-2, Sora Avellino 1-1, Taranto Torres 2-0 e Vispesaro Fermana 0-0. Vediamo la classifica, Ascoli al comando con 47 punti, Taranto segue 42, Catania 39, Pescara 37, Viterbese 36, Fermana e Giulianova 34, Lanciano 32, Chieti 30, Torres e Avellino 28, Vispesaro 27, Benevento 25, Sora e Castel di Sangro 23. Nocerina 21, L'Aquila e Lodigiani 20 punti. Vediamo la classifica dei bomber, Rigano del Taranto a quota 17, Califano del Giulianova 11, Elia del Giulianova 10 gol insieme a Bruno dell'Ascoli, ma Elia li ha realizzati quando militava nell'Avellino. Ranali del Lanciano a 8 insieme a Frau della Viterbese, Nassi della Fermana e Baggio del Catania. Chiudono con 7 gol Manni del Benevento, Cecchini dell'Aquila e Belmonte della Nocerina. Poi ci sono anche altri, c'è anche Udassi della Torres che lì non compare soltanto per motivi di spazio. Questo per quanto riguarda i risultati e le classifiche. E adesso con Rodolfo Mucci una disamina su questa giornata delle Abruzzesi, poi andremo ad esaminarle meglio con le immagini. Sì, direi di cominciare ovviamente da Castel di Sangro Lanciano, per quello che ho potuto ovviamente vedere dalle immagini prima di andare in trasmissione. È un derby che al di là del risultato che si sa, i derby non è che puoi pronosticare e sono sempre 1x2 come si suol dire. Sicuramente una partita dalle dichiarazioni roventi da entrambe le società, sia da parte del Castel di Sangro che da parte del Lanciano, ovviamente per quanto riguarda l'operato dell'arbitro.
ho sentito un Castori molto, molto nervoso, un Castori un attimino, insomma, sopra le righe, come non è il suo solito, perché insomma, probabilmente ci saranno state delle situazioni che non sono state comprese appunto dal mister Frentano. Per ribattere poi il presidente del Castel di Sangro, anch'egli insomma non accettava lezioni di vita da parte appunto del mister del Lanciano, avrebbe fatto meglio il mister del Lanciano ad occuparsi più del fattore tecnico della partita. Sono tutte cose che a fine partita si dicono e danno proprio l'idea di quello che può essere il derby, diciamo appunto i derby, per meglio dire, di questo campionato. Per quanto riguarda tecnicamente, poi avremo modo anche di vederlo dalle immagini, insomma, il Lanciano ha sfoderato un grosso primo tempo e probabilmente avrebbe meritato qualcosina in più di uno striminzito 1-0 al di là del rigore che ha avuto. Secondo tempo, ovviamente, il Lanciano è rimasto in 10 per l'espulsione di Pestrin, e quindi sicuramente il Castel di Sangro è stato avvantaggiato, ha da recriminare qualcosina, però tuttavia il risultato adesso è di 1-1 e ai fini della classifica comunque per il Lanciano è un punto che muove la classifica e comunque non vieta a questa squadra di entrare. Anche se adesso la zona playoff è a 4 punti. Sicuramente, però poi se vediamo anche i risultati che si sono avuti oggi, ovviamente il risultato più clamoroso è stato quello di Pescara con Pescara Viterbese, vittoria della Viterbese in quel di Pescara, qui un attimino ridimensiona un po' quelle che sono le pretese, diciamo, non le aspettative, perché a questo punto mi preme dire le pretese da parte dell'ambiente del Pescara. Anche lì ho sentito un po' di critiche, un po' di contestazioni rivolte al mister del Pescara, insomma, è tutto dire. Tuttavia, devo dire una cosa, un campionato affascinante, un campionato bellissimo e soprattutto un campionato equilibrato. Piccola parentesi, stasera probabilmente molti dei nostri telespettatori sono su un'altra rete nazionale a seguire il big match dell'Olimpico Roma-Juventus. Per i nostri affezionati, rimanete con noi perché vi daremo comunque noi aggiornamenti su questa gara. 0-0 è il risultato attuale e stiamo per arrivare alla fine del primo tempo. Perché ridi, Rodolfo? Stai... Perché vedo che nei tuoi occhi è uno 0-0, ma semplicemente perché lo devi dire per cronaca, ma comunque nei tuoi occhi leggo un 2, ma forse anche un 3-0 in favore della Juventus. E infatti poi magari parleremo della Juventus, perché c'è Rocco De Sanctis, che è il fratello di Morgan, che qualche anno fa è stato anche portiere della, lo sapete tutti, della mia squadra del cuore, quindi della Juventus. E adesso torniamo seri, dobbiamo essere imparziali in quando si conduce la trasmissione, quindi chiedo scusa ai nostri telespettatori. Adesso direi di vedere i marcatori della giornata. Così vedremo la scheda quando finirà il primo tempo di Roma-Juve, così avremo qualche telespettatore in più a seguire la scheda del Lanciano. Allora, per Ascoli l'Aquila abbiamo i gol di Bruno al 14° e al 47°. In Castel di Sangro Lanciano 1-1, vedremo tra poco i gol, quindi non vi anticipo nulla. In Lodigiani Catania è stato l'anticipo di ieri, ha segnato Edi Baggio sul rigore al 61°. Catania che ha presentato nuovi acquisti, e Catania poi sarà tra l'altro la sede per l'amichevole dell'Under 21 con gli USA. Nocerina Chieti 2-2, sfortunato il Chieti, due volte in vantaggio, due volte raggiunto. Al 12° Porro, poi al 22° Pisani, al 23° Zaccagnini per il Chieti, al 61° Belmonte su calcio di rigore. Proprio questo calcio di rigore è stato concesso per fallo del portiere del Chieti, La Fuenti, su Del Prete, e La Fuenti è stato espulso proprio dopo questo fallo, e al suo posto è entrato Furlan, ed è stato proprio Furlan a subire il gol di Belmonte. Pescara Viterbese non vi diamo i marcatori perché poi abbiamo le immagini. In Sora Avellina abbiamo i gol di Terra al 19° e di Silvestri al 40° per gli ospiti. Il Taranto vince con i gol di Rigano al 36° e Marziano al 68°. Queste le reti per la Serie C1, Girone B. Abbiamo detto, Rodolfo, di Castel di Sangro Lanciano, della sconfitta del Pescara, di questo Chieti che stava vincendo a Nocera e è stato sfortunato. Sì, questo sicuramente è un risultato che magari alla vigilia poteva essere anche, se vogliamo, sottoscritto da parte del Chieti, perché si sa, la Nocerina sta lottando per nei bassi fondi della classifica, che sicuramente era una trasferta alquanto impegnativa. Però visto l'andamento della partita, probabilmente gli uomini appunto del presidente
avranno qualcosa da recriminare, tra virgolette, cioè da rimpiangere, però comunque è un risultato positivo da parte del Chieti. Delle abruzzesi sembra ormai segnato il destino dell'Aquila. Ma è segnato. L'Aquila deve ancora recuperare una partita, se non erro, oppure no? No. Comunque è una trasferta che è proibitiva, non sono queste le partite che l'Aquila deve vincere. Ascoli non peraltro è la prima in classifica, quindi quella squadra, l'Ascoli, che finora ha dimostrato di essere la più costante, è dentro casa e fuori casa, quindi comunque per l'Aquila non è niente di pregiudicato, se non quello che si sa probabilmente fino all'ultima giornata, fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata dovrà lottare. E allora andiamo con la pausa pubblicitaria di pochissimi secondi e poi partiremo con i servizi su Castelli Sangro Lanciano. Avete visto, i consigli erano brevissimi e allora possiamo andare a vedere cosa è successo al Teofilo Patini nell'incontro Castelli Sangro Lanciano, ma anche nel dopo partita, davvero infuocato. Vediamo. Un tempo ciascuno non fa male a nessuno, anche se Lanciano ha giocato tutto il secondo tempo in 10 uomini, un derby condito di veleni, di polemiche e anche di colpi proibiti. Nel Castel di Sangro ancora assente il portiere Mancinelli, oltre allo squalificato Pignotti. Ranalli, bomber del Lanciano, non ce la fa ad assorbire il torcicollo. Nel primo tempo, in un derby tra l'altro condito di ex Castori, Bocchini e Pestrin, all'ottavo minuto il Lanciano si rende già pericoloso, azione di Cau sulla sinistra, Sapanis, ancora Cau che trova Carassavidis, il cui tiro è fuori di poco. Dopo un minuto insistono i frentani, Cichella va via di forza sulla destra, incrocia Carassavidis e questa volta la mira è migliore, ma Di Quinzio tocca il pallone che si infrange sulla traversa. Al 14esimo il giovane Di Quinzio deve impegnarsi per mandare in corner una punizione di Pestrin, nata da un fallo di Di Napoli, poi ammonito su Pestrin. È il momento più duro della gara, dove il Castel di Sangro non riesce a far gioco e neanche a frenare la veemenza del Lanciano. Al 32esimo però, prima conclusione a rete dei padroni di casa. Di Napoli prova da 20 metri, la palla non è lontana dal palo di sinistra, sarà l'unica conclusione del primo tempo. Al 35esimo la discesa di Amadio sulla sinistra, liberato da Cau, il fluidificante rossonero arriva al tiro, ma la palla tende ad uscire. Al 41esimo la svolta della partita, un tiro da fuori area di Giulio Dori, la respinta corta di Di Quinzio che, quando cerca di riprendere il pallone, tocca a Carassavidis, c'è anche un difensore del Castel di Sangro lì vicino. E calcio di rigore e gol del Greco, dopo le veementi proteste dei sangrini che reclamavano però per un precedente fallo su Di Napoli al limite dell'area. Alla fine del primo tempo, dopo 4 minuti di recupero, botte tra i giocatori in campo vicino alle panchine. De Palma, sceneggiata napoletana, crolla sul terreno e Taccola non lo tocca. Poi parapiglia generale con Pestrin che interviene, scalcia qualcuno e viene espulso dall'arbitro. Nel secondo tempo, nel Lanciano esordio di Daniele De Vezia, resta negli spogliatoi Sapanis, in inferiorità numerica i frentani lasciano l'iniziativa al Castello che non fa male. Specchia passa al tridente offensivo inserendo il lungo Pinamonte accanto a Conti e De Palma, la manovra appare faraginosa ma le occasioni sono tutte per il Castel di Sangro. Al 19esimo episodio dubbio, palla in area, scontro Bocchini-Pinamonte sull'uscita di Aprea, De Palma serve Conti che mette dentro a porta vuota ma il guardalinea aveva già ravvisato il fuorigioco, l'arbitro non valida tra le proteste dei padroni di casa. Un minuto dopo Taccola tocca troppo corto per Aprea, De Palma non conclude. Al 23esimo espulso il tecnico sangrino Paolo Specchia per proteste. Un minuto dopo doppio miracolo di Giuseppe Aprea, prima su De Palma poi sulla ribattuta ravvicinata di Pinamonte. Al 32esimo il pareggio, a quel punto anche meritato. Conti serve De Palma che va per la linea di fondo campo, poi tra un grappolo di difensori del Lanciano serve Pinamonte che appoggia in rete. Al 34esimo il Lanciano risponde con un colpo di testa di Carassavidis sul traversone dalla destra. Al 36esimo infortunio al portiere Di Quinzio che poi resta in campo anche se l'arbitro Banti di Livorno incredibilmente chiede alla Barella di entrare in campo. Voleva riprendere il gioco senza il portiere? Al 39esimo Andrea Conti recupera un pallone, apre per il neo entrato Ciotti che spreca così. In pieno recupero, 48esimo, su punizione di destra, il Lanciano rischia di capitolare, ma Aprea pensa, niente scherzi anche se siamo a Carnevale, e dice no a De Palma con un gran colpo di reni. È l'ultima emozione di un derby giocato sul campo, ultima emozione sul terreno verde, ma ce ne saranno dopo altre, e che emozioni in sala stampa. Do io la direzione arbitrale,
perché in campo ho un buon udito, grazie a Dio, sento bene quello che dicono i giocatori e tutto qui, ho fatto un po' le mie considerazioni. Hai lanciato qualche accusa alla società del Castel di Sangro? Ma quello alla fine, lasciamo stare. Parliamo un attimo della partita, in cui nel primo tempo avete giocato meglio del Castel di Sangro, nel secondo tempo poi avete subito il ritorno essendo in 10 contro 11, sì. Stati più in difficoltà. E questo è vero, bisogna vedere però che siamo rimasti in 10, bisogna vedere poi che piega ha preso la partita, bisogna vedere quello che si sono permessi di dire i giocatori a Castel di Sangro all'arbitro, al guardalini, e quello che invece hanno fatto i miei giocatori che hanno... Dall'altra parte c'è stata molta contestazione in occasione, sì, del calcio di rigore. Bella faccia, un rigore così è clamoroso, è netto, hanno un coraggio da leoni per protestare su quel rigore lì, ci vuole coraggio. Protestare per il fallo in precedenza. Vabbè, sì, vabbè. Allora giratevela come vi pare, a posto così, va bene? Mi volete fare domande e anche le risposte? Non mi fate le domande, fatevela solo l'intervista. Va bene, allora se ve l'hanno detto, volete che mi trovate d'accordo? Io ho detto, sono stati vergognosi, hanno protestato su un calcio di rigore netto come una casa. Gliel'hanno detto tutti i colori all'arbitro Quaterini, alla fine del primo tempo ci ritroviamo noi in 10 perché Pestrin è stato sicuramente colpevole di aver reagito a una provocazione. Però quello che ho visto, che ho sentito dire, e ho visto poi come si è comportato il direttore di gara, per me non trova giustificazione e riscontro. Anche il presidente Gargano del Castel di Sangro si è lamentato della direzione arbitrale. Bella faccia tosta. Complimenti. Bene. Ma perché un clima così? Il presidente del Castel di Sangro Gargano, un tempo ciascuno, il primo del Lanciano e il secondo del Castel di Sangro, un derby in alcuni tratti rovente, forse troppo nervoso anche nel dopogara. Certamente sì, soprattutto durante la gara, una gara molto contratta, molto nervosa, che poi risultato determinato tutto sommato da episodi. Io però vorrei aggiungere che anche in questi momenti così difficili bisogna conservare calma e serenità, questo è un invito che rivolgo a me stesso ma che rivolgo anche agli altri. E vorrei sottolineare che non abbiamo bisogno di lezioni né di civiltà né di educazione, da signori che io non conosco e non so chi siano, ma noi possiamo certamente insegnare a lui e ad altri l'educazione e la civiltà, questo per essere molto chiari. Ecco, riferimento presumo al tecnico del Lanciano Fabrizio Castori, che in sala stampa ha lanciato delle accuse alle società del Castel di Sangro, come mai, che cosa è successo? Io cosa è successo non lo so, so solo che il tecnico deve fare il tecnico e quindi deve esprimere giudizi tecnici, nessuno accetta da lui lezioni di civiltà e di educazione. Vorrei dire peraltro che dovrebbe essere ben soddisfatto di questo risultato, perché denuncio con forza, ed è la prima volta che lo faccio, che arbitraggi così scandalosi stanno falsando il campionato. Ecco, per quanto riguarda la partita, sugli episodi più o meno dubbi si potrà discutere anche per tutta la settimana come si fa di solito. Il Castel di Sangro abbiamo visto comunque parecchio in difficoltà nel primo tempo, non così nel secondo, forse anche perché Lanciano è rimasto in 10, comunque nel secondo Castel di Sangro più convinto all'attacco, con le tre punte ha creato molti problemi a Lanciano. Ma che ci siano difficoltà tecniche questo è fuori discussione, e vorrei dire che però i due tempi sono stati giocati in maniera diversa, non solo per l'espulsione di un giocatore del Lanciano, ma anche perché nel primo tempo l'arbitro ha impedito di giocare interpretando ogni intervento a senso unico, favorendo clamorosamente il Lanciano, dandogli un rigore che non c'era perché viziato da un fallo precedente, cosa che hanno visto tutti. Allora io vorrei sapere se questo campionato deve essere deciso a tavolino o sui campi di calcio. Paolo Specchia, un pareggio salomonico o no? Un tempo ciascuno ma roventi polemiche alla fine della partita. Sì, il primo tempo è stato sicuramente di marca lancianese, come dire, cioè sono stati più bravi loro, erano più tranquilli in campo, hanno fatto girare palla molto bene, noi non siamo stati come al solito subito intensi e aggressivi, quindi diciamo che un primo tempo in cui Lanciano si stava comportando molto bene, però senza avere inciso più di tanto. Poi è stato questo episodio del rigore che certamente io non condivido, cioè, a me il rigore non c'è soprattutto perché c'era un episodio precedente che l'ha falsato completamente, quindi... Il rigore in quanto tale forse era anche netto, però l'azione precedente non è stata fermata. Ecco, bravo, lei ha voluto ancora più chiarire il discorso, però ecco, andare alla panchina anche l'intervento non mi sembrava un intervento chiaramente a rigore, ma c'era il discorso precedente che lo annulla ancora di più, quindi l'arbitro secondo me lì ha sbagliato, quindi siamo andati sotto e poi per fortuna diciamo siamo rimasti poi con un uomo in più perché Pestrin è stato cacciato, qui in punto là con un uomo in più siamo stati capaci di rimediare con un secondo tempo non brillantissimo, però quantomeno intenso, dove siamo stati capaci di creare 4-5 palle gol, qualcuna sventata da Prea, qualcuna appunto sbagliata sotto porta, e poi per fortuna è arrivato sto pari
che almeno ecco, ci dà qualche cosina. Ecco, una domanda forse stupida, mister, da parte mia, ma il secondo tempo del Castel di Sangro, secondo lei, è stato così diverso dal primo per le tre punte con l'ingresso di Pinamonte o perché Lanciano era in 10? Ma per tutti e due i motivi, non c'è mai una verità sola. Nel calcio le verità uniche non esistono, c'è una componente più un'altra che magari sfuggono che fa poi il risultato. Non è mai un'unica componente a farlo. Senta, diciamo di queste polemiche, tante recriminazioni da ambedue le parti, tante polemiche. Lei è stato anche espulso dall'arbitro perché? Perché protestava? Perché avevo invaso, ero uscito dal mio seminato, dallo spazio che è quello dove normalmente dobbiamo sostare. Preso dalla rabbia, dalla gara, in sé per sé sono stato molte volte fuori, quindi il segnalino ha richiamato l'arbitro, e il quale mi aveva da uscire, ma non credo di essere però squalificato, questa è la mia intuizione, può essere pure che sbagli, ma spero e penso di no. Infine un parere sul Lanciano visto oggi? Ma non lo devo definirla, Lanciano è una buona squadra che, come ho detto prima, era insieme al Chieti la squadra forse più scorbutica che noi potevamo trovare in questo scorcio di campionato, e si è rivelata tale. Abbiamo visto insieme scheda più interviste, un dopo partita davvero infuocato e strano, ma non ci si aspettava così un trattamento nel dopo partita da parte dei protagonisti così infuocato. Una tua opinione al merito, Rodolfo? A me viene da sorridere, perché io dico sempre che il bello del calcio poi è anche e soprattutto tutto quello che accade attorno poi a quello che è il rettangolo di gioco. È chiaro che, torno a ripetere, è un derby, però probabilmente sarebbe più opportuno parlare da entrambe le parti, sia dall'allenatore Lanciano che dal presidente, parlare solo di calcio, perché il presidente dice a Castori che non accetta lezioni di vita, lezioni di stile, quello che stavo dicendo anche prima. Probabilmente dopo i 90 minuti è chiaro che il nostro allenatore è un allenatore alquanto caliente, un allenatore alquanto passionale, a cui piacciono, è chiaro che stava ancora in prima partita, si vedeva insomma, però che poi il presidente attacchi il palazzo cominciando ad insinuare che le partite vengono decise prima del fischio iniziale, arbitri prevenuti e quant'altro, queste cose si sono dette, si dicono e si diranno sempre nell'ambiente del calcio. Mi preme invece, se permette Antonio, sottolineare appunto per quanto riguarda il discorso tecnico che il Lanciano a mio avviso ha, per quello sempre che si sono viste le immagini, per quello che ho potuto vedere dalle immagini, ha svolto un grosso primo tempo, e dico anche al di là del rigore che poi ci poteva essere, non ci poteva essere per azione fatta prima con un fallo e quant'altro, al di là appunto di questo rigore contestato tra virgolette, comunque al Lanciano andava stretto anche quell'1-0 perché probabilmente avrebbe meritato qualcosina in più. Nel secondo tempo invece, vuoi per l'espulsione, ma non dimentichiamoci che l'anno scorso il Lanciano in 10 ha vinto il campionato, perché Castori le sue migliori squadre l'anno scorso, le sue migliori partite, pardon, le ha vinte proprio giocando in 10, e là evidenziavamo ancora una volta il gruppo, la passionalità e quant'altro, sarebbe più opportuno magari dire che il Lanciano nel secondo tempo è sceso un attimino, vuoi perché il Castel di Sangro non ci stava a perdere la partita, vuoi perché probabilmente a livello fisico saranno scesi, comunque ci sta. Quindi un risultato di parità 1-1 alla fine probabilmente non accontenterà né l'uno né l'altro, ma poi da qui a dichiarare tante altre dichiarazioni di attacco al palazzo, di non accetto lezioni di vita da uno, dall'altro, eccetera, sono chiacchiere che nel calcio ci stanno e che a poi caldo ci stanno, e che appunto lasciano il tempo che trovano. Bene, parentesi, è terminato da diversi minuti il primo tempo del posticipo, 0-0, quindi rimanete ancora con noi perché vi terremo aggiornati. Dopo la brevissima fascia pubblicitaria che ci sarà adesso, una parentesi di un 5 minuti circa per anticiparvi qualcosa sulla promozione, parleremo con i due ragazzi ospiti qui del Guardia Grele tra poco. Allora andiamo a presentarveli gli altri ospiti di questa puntata. Giovani ospiti della Guardia Grele, Giovanni Colagreco a fianco a Rodolfo Mucci, centrocampista di sinistra, e Rocco De Sanctis, terzino destro, come dicevamo, fratello del più celebre Morgan, magari spera anche lui di ricalcare le orme del fratello in un altro ruolo, si intende, però sempre magari passando, forse sei anche tu juventino, no? Adesso sono, diciamo, faccio tipo per l'Udinese. Certo, segui tuo fratello, certamente. Esatto. Che cosa ti racconta? Niente, cioè io personalmente
cioè, il mio fratello sono parecchio fiero, poi lui, cioè, ho modo di parlarci spesso la sera, no, niente, racconta, cioè, parliamo più che altro di cose sue, mie, non della sua professione, della sua attività. Quando ha belle esperienze me le racconta, certamente. Però ha un mondo diverso dal dilettantismo, totalmente. Beh, da quel poco che ti dice. Sì, vabbè, logicamente è sempre, cioè, una categoria diversa, però, cioè, io non riesco ad immedesimarmi in lui, però, cioè, lui si trova bene. Sì, lui adesso all'Udine si trova bene, anche se non ha proprio tutta questa possibilità di mettersi in mostra. Domenica ce l'avrà, visto che è stato espulso Turci ieri contro il Chievo. Speriamo andrà bene. E parliamo invece della tua squadra, del Guardia Grele. Oggi una giornata particolare per voi, abbiamo detto, dopo settimane di continuo peregrinare, avete giocato una gara nel vostro campo totalmente rinnovato, almeno come manto. Sì, è molto bello, sia il terreno che cioè il pubblico che ci ha aiutato davvero. È stato quasi, diciamo, il dodicesimo uomo in campo, perché, cioè, noi abituati ad avere tifo, però giocando a Tollo non eravamo proprio assistiti al 100% dal pubblico, che non veniva proprio numeroso. Invece oggi ha partecipato davvero proprio numerosamente e ci ha aiutato davvero, diciamo. Che poi la partita è andata per il verso giusto, anche se noi come squadra siamo stati costruiti, cioè la nostra squadra è stata costruita per raggiungere la vittoria sempre nel modo più semplice possibile, cosa che non siamo riusciti a fare la maggior parte delle volte. Però oggi fortunatamente abbiamo vinto 4-3. Ci siamo complicati un po' le cose. Chiediamo anche a Colagreco, perché sì, oggi è stata una partita, abbiamo sentito il risultato, poi li vedremo tutti quanti quelli di promozione, una partita che si suppone dal risultato spettacolare, emozionante. Sì, il risultato è stato spettacolare in quanto ai gol, infatti sono stati 7. La partita è andata bene per noi in quanto al risultato, anche se siamo stati, diciamo, sfortunati, perché abbiamo preso 2 gol in contropiede da azioni sbagliate da parte nostra e con dei rilanci in attacco che hanno portato al contropiede avversario e quindi a subire i 2 gol. Però alla fine con Campi siamo riusciti a vincere, ha fatto un bel gol. Abbiamo sofferto negli ultimi 5 minuti poiché ci hanno attaccato continuamente, però siamo riusciti a sopportare la loro carica. De Sanctis, il Guardia Grele dell'anno scorso è rimasto piuttosto scottato nella parte finale del campionato, aveva lottato per il vertice sino all'ultimo, quasi, poi c'è stato un piccolo momento di defiance dopo la sconfitta con la Tessa, esatto. E tutto vi è crollato addosso. Sì, dopo la Tessa, diciamo, la partita con la Tessa, diciamo che è quella proprio che è stata fondamentale nel farci stare un po' dietro le aspettative. Però purtroppo non siamo riusciti ad ottenere tutti i risultati che volevamo nelle partite finali, e quindi il Silvi, che era già partito per l'eccellenza, il Francavilla ha fatto molto meglio di noi nella parte finale, e quindi siamo rimasti, anzi non terzi ma quarti, se quarti. Non sbaglio. Differenza reti, il punteggio era lo stesso non mi ricordo, vabbè, comunque siete arrivati quarti, esatto, ufficialmente. Con la Greco quest'anno invece, visto che il Penne anche oggi si è perso, però ha preso un certo margine di distacco. Sì, il Penne abbiamo visto che ha un gioco superiore alle altre squadre, anche se, come abbiamo visto oggi, può cadere nei campi difficili come quelli di Treville. Infatti ha subito 2 gol, cosa che non succedeva da tanto. E comunque noi che continuiamo a sperare che loro perdano punti per continuare la nostra rincorsa al vertice della classifica, sperando anche che perdano punti il Treville e la Tessa, così distacchiamo anche le altre. Bene, torniamo a parlare di C2, prima di vedere Pescara-Viterbese, una telefonata della vecchia guardia del Lanciano che salutava il presidente Mario Verga. E allora, Alessandro, possiamo andare a vedere il servizio che riguarda il Pescara oggi? Inopinata sconfitta interna con la Viterbese, il servizio. 2 partite in casa uguale 6 punti? Per adesso no, forse saranno 3 se il Pescara riuscirà in fretta a raccogliere i cocci di una barca che sembra affondare.
partita storta, chissà. Il Pescara fa confusione in campo, si mangia gol già fatti e quando si sveglia ha preso due gol e perso tre punti. La Viterbese non mostra nessun timore riverenziale nei confronti dell'avversario più nobile, anzi comincia da subito a creare grattacapi alla difesa pescarese. Vero è che il centrocampo laziale sembrava una tangenziale nell'ora di punta, ma a fare la partita doveva essere il Pescara, mica loro. E così la Viterbese comincia a pungere i biancazzurri con dei contropiede che mettono spesso in difficoltà la retroguardia pescarese. Nono minuto, Martinetti mette un pallone al centro, provvidenziale la deviazione di Sbrizzo in angolo. Tredicesimo, parte ancora Santoruvo in contropiede, recupera Sbrizzo e mette in angolo. Al diciassettesimo accade quello che era forse nell'aria. Angolo di Darold, sfiora Puccinelli, sul capovolgimento di fronte, cross di Coppola, stacco imperioso di Martinetti che infila a Santarelli. Preso il gol, il Pescara è come scossa da corrente elettrica, ma comincia la sagra delle occasioni sprecate. Ventitreesimo, Tisci per Puccinelli che si aggiusta la sfera e però conclude in maniera scriteriata. Ventiquattresimo, cross ad Harold, sfiora Palladini, conclusione di Tisci, para Musella. Al ventiseiesimo, Fanesi si infortuna e lo sostituisce Artico. E al ventinovesimo è subito un'occasione per lui, cross di Harold, Artico di testa ma alza troppo la mira. 37esimo, ci prova Palladini, devia Paci in angolo. L'ultima azione del primo tempo è del Pescara. 47esimo, Artico per Antonaccio, conclusione ancora debole. Fischia così la fine del primo tempo l'arbitro e giù fischia a non finire per i biancazzurri. La ripresa si apre con la violenta contestazione dei tifosi verso il tecnico Iaconi, invitandolo ad andarsene a casa. E comunque ancora la Viterbese ad andare vicino al gol. Terzo minuto, ancora Martinetti in contropiede, il suo tiro si stampa sulla traversa, poi Sbrizzo allontana la minaccia. Quinto minuto, Palladini serve Puccinelli, tira ma Musella gli respinge la sfera. Ottavo, c'è l'esordio di Apa ma non si vedrà poi tanto. Ventiquattresimo, accade l'incredibile in area laziale, tira Apa, palla che arriva a Marino, tira anche lui, palla che ancora arriva ad Artico, fermato però in fuorigioco. 31esimo, ancora Martinetti, protagonista, si invola verso la porta, esce la disperata Santarelli, ancora lui con la difesa biancazzurra in bambola riesce a mangiarsi così il raddoppio. 36esimo, Sbrizzo di testa, palla fuori. 39esimo, punizione di Tisci, di poco, fuori. 44esimo, raddoppia la Viterbese, il nuovo entrato Troise fa il Maradona, si mangia tutta la difesa, evita Santarelli e deposita in rete. I laziali escono dall'Adriatico con una vittoria netta e meritata. Il Pescara non l'abbiamo visto, forse è rimasto a Catania a guardarsi l'ombelico della bella prestazione. Beati loro. Alla fine applausi alla Viterbese che ha dimostrato col gioco come si vincono le partite. Contestazioni all'allenatore del Pescara Ivo Iaconi, momento particolarmente delicato per la formazione biancazzurra che adesso vede un po' compromesse le speranze di aggancio alla vetta. Tra pochi istanti, dopo i consigli dalla regia, anche le interviste dagli spogliatori dell'Adriatico. Bene, siamo tornati in studio, vediamo le interviste nel dopopartita di Pescara Viterbese. Complimenti, non è una battuta, complimenti per la tua serenità d'animo. Ancora una volta hai dimostrato di essere veramente quell'allenatore che riesce a prendere su di sé tutte le avversità di una squadra che questa volta forse non c'è nemmeno tanto con la testa, nemmeno a livello di gioco. Sì, sì, abbiamo fatto una bruttissima partita sia individualmente che collettivamente, sia come organizzazione di gioco. Abbiamo meritato ampiamente di perdere contro una squadra che invece ha fatto per bene il suo compito in campo e ci ha dato una bella lezione di calcio che noi, dalla quale noi dovremmo imparare molto. Speriamo che abbiamo l'umiltà per imparare. Martinetti, l'uomo che ha espugnato l'Adriatico, un'iniezione di umiltà gli farebbe bene? Un'iniezione di umiltà fa bene a tutti. Lillo Puscicca, un Pescara allo sbando oggi? Ma cioè, guardi, è sempre difficile dire. Io le posso assicurare che giocando con questa Viterbese abbiamo riferimenti. Noi facemmo una partita forse anche migliore al Cibali a Catania, ottenendo uno 0-0, sbagliando quattro occasioni. Il Taranto in casa, l'Ascoli in casa, con noi hanno sofferto un po' tutto. Se riusciamo ad attuare questo tipo di gioco per 90 minuti possiamo mettere in crisi molte squadre. Oggi questo è capitato e io non posso permettermi, perché mister Iaconi sa più di me quali sono i problemi. Logico, oggi ho visto una grande Viterbese e di conseguenza un Pescara meno brillante.
Che cosa da imparare dalla Viterbese? Lo spirito collettivo della Viterbese di oggi, lo spirito di sacrificio di tutta la squadra, la volontà di voler fare un'impresa, perché per loro vincere a Pescara è stata un'impresa, e hanno vinto con merito, giocando a calcio, mettendoci in difficoltà, e dominando sotto tutti gli aspetti la partita, sia sotto il profilo tecnico che tattico che fisico, che agonistico, e quindi c'erano poche speranze per noi. Mi piacerebbe tanto entrare nel suo io, come riesce a caricare i suoi ragazzi veramente dandogli quello spirito di sacrificio, quello spirito di abnegazione, quella voglia di fare, ma veramente fare bene, che è degno veramente di nota? Perché io credo di stare un po' a stravolgere tutte le regole del calcio, nel senso, io ho un rapporto stupendo con i ragazzi, mi sento uno di loro e tratto i ragazzi soprattutto prima come uomo e poi come calciatore. La regola nel calcio è sbagliare, l'eccezione è fare le cose fatte bene. Io ricordo sempre questo, poi loro effettivamente hanno capito questo e c'è veramente un bellissimo rapporto. Io credo che la conseguenza di un bellissimo rapporto per forza di cose poi viene trasmesso in campo. Ivo, io non voglio fare il tecnico a tutti i costi, anche perché non ne sono all'altezza, però quello che ho visto in campo, la voglia di voler pareggiare perlomeno a tutti i costi, e questo forse ha reso ancora più complicata l'opera, perché non ci si è andato con freddezza ma soltanto con il cuore e con l'impeto. Sì, sicuramente abbiamo avuto una reazione nervosa, solo nervosa. E invece in campo bisognerebbe mantenere razionalità, bisognerebbe ragionare. Non era facile recuperare questa partita, perché la Viterbese è sicuramente una buona squadra. Abbiamo avuto anche le nostre opportunità che non siamo riusciti a trasformare, ma opportunità derivate, ripeto, più dalla forza dei nervi che dal gioco. Abbiamo giocato malissimo, una squadra... Io che sono il responsabile di questa squadra, insomma, vedere una mia squadra giocare in questo modo mi fa un po' impressione, però è logico che noi siamo qui per cercare di migliorare la situazione. Ripartiamo un po' da zero adesso, perché non solo abbiamo compromesso la lotta al primo posto, ma abbiamo rimesso in gioco anche diciamo, la lotta per i playoff. È una politica dei piccoli passi che però sta premiando la sua. Beh, sì, effettivamente ultimamente stiamo facendo dei passi abbastanza lunghi per le vittorie che stiamo ottenendo, ma soprattutto per i grandi consensi che stiamo ottenendo. Noi siamo venuti a Pescara, io in presentazione di gara ai miei ragazzi ho detto: sulla carta non c'è storia, il campo è un'altra cosa, usciamo dall'Adriatico almeno a testa alta, nel senso, cerchiamo di fare bella figura. Noi eravamo comunque contenti, anche se fossimo usciti battuti, però con gli apprezzamenti del pubblico, della stampa e tutti. Oltre questo è venuto anche il risultato, per cui pensi lei come possiamo stare noi in questo momento. Ho fatto il gol, però è la Viterbese che ha spugnato l'Adriatico, una grande prestazione da una piccola squadra. Una piccola squadra che però ruggisce come un grande leone. Sì, stiamo facendo bene, stiamo facendo degli ottimi risultati. Nelle ultime 5 partite abbiamo fatto 13 punti, se non sbaglio. Quindi adesso, come dicevo prima al suo collega, pensiamo alla salvezza, ma diamo un occhio lì davanti. A questo punto mi chiedo e ti chiedo, il mister ha detto di essere un piccolo grande uomo. Ecco, ma una piccola grande squadra, come viene caricata da un grande allenatore? Il mister sa caricarci molto bene. Siamo un gruppo molto unito, siamo sempre insieme anche dopo l'allenamento, quindi la prima cosa in una squadra secondo me è il gruppo, dopo tutto il resto viene da solo. E avete forse rimesso in gioco anche un po' l'affetto dei tifosi? Beh, sicuramente, una prestazione così non aiuta, non è che i tifosi ci abbiano mai aiutato molto, però è logico che quando una squadra gioca in questo modo non è che ci possiamo scusarci, cioè possiamo solo scusarci, perché abbiamo fatto una partita brutta, troppo brutta per essere vera, perché il Pescara magari non ha mai giocato in una maniera brillantissima, ma non ha mai giocato così male. Bene, dopo le interviste noi possiamo fermarci per qualche secondo, poi Serie C2, Girone B. Siamo stati davvero brevissimi nella pausa, adesso Serie C2, Girone B, risultati, marcatori e classifiche.
Alto Adige Molese 3-3 nel primo tempo, la formazione di casa in vantaggio con Zecchin al 14esimo, poi una doppietta di Noselli al 27esimo e al 38esimo, primo dei due gol sul rigore. L'Alto Adige vinceva per 3-0, poi la rimonta degli ospiti con un'autorete di Molinari al 41esimo, Gabrielini al 49esimo e Villa sul rigore all'83esimo. Faenza-Brescello 1-2, al quarto segna il Faenza con Floccari, poi la rimonta del Brescello al 53esimo Peratovic e al 74esimo Mitaf, quindi due stranieri nel Brescello. Fiorenzuola-Montichiari 0-2 al 22esimo e al 50esimo doppietta di Zanin, Gubbio-Mestre 2-0 al 49esimo Panisson e al 77esimo Clementi sul rigore. Poggese-Rimini 0-0, San Marino-Mantova 0-0, Rimini rimasto in 10 dal 48esimo per l'espulsione di Maisto per somma di ammonizioni. Sassuolo-Teramo 1-1 al 12esimo autogol di Arno e alla mezz'ora gran staffilata di Floran Mirtai. Tiene San Benedettese 1-0 al settimo gol di Perugina. Infine Trento-Gualdo 1-1 al 46esimo Balducci per il Gualdo e al 95esimo Tabbiani sul rigore per il Trento. La classifica: Rimini e Teramo 45, Molese 44, Brescello e Gubbio 42, Alto Adige 38, San Benedettese e San Marino 33, Gualdo 31, Mantova 29, Mestre e Tiene 28, Montichiari 27, Trento 25, Sassuolo 20, Fiorenzuola 16, Faenza e Poggese 15 punti. La classifica dei marcatori: Floran Mirtai del Teramo a 19 gol, di Nicola del Rimini a 17, Matteini del Gualdo a 15, 12 gol per Villa dell'Imolese, 11 per Clementi del Gubbio, 8 per Succi della Poggese, 7 gol per Bizzarri del Brescello, Soncin della San Benedettese, Lauria del San Marino e Zanin del Montichiari. Vediamo adesso rapidamente quanto accaduto in Serie D, Girone G, poi avremo naturalmente tempo per andare a commentare questo campionato, anche perché ci sono le immagini della Val di Sangro. Casertana, Morro d'Oro 0-1, il gol partito è stato siglato da Di Serafino al decimo del primo tempo, Ceccano Provasto 1-2 al nono Carosella per la Provasto, nella ripresa al quarto Materazzi per il Ceccano e al sesto Basilico. Le cronache ci parlano di 4 espulsi nelle fila del Ceccano. Isernia Fenentino 1-0, gol partita di Maiella al 48esimo, Latina Sorrento 2-0 al 40esimo Rizzolo, nella ripresa al 48esimo Piludu. Ostia Mare Marcianise 1-5, Real Cassina Aprilia 4-1, San Giorgio Apricena Gladiator 0-1, Turris Terracina 1-0 e Val di Sangro Viribus Unitis 0-0. Vediamo la classifica con il Latina al comando con 45 punti, Isernia 43, Viribus Unitis 42, Gladiator 39, Real Cassino 37, Terracina Provaste Marcianise 34, Aprilia 33, Sorrento 30, Morro d'Oro 29, Val di Sangro 26, Ostiamare 24, Casertana 22, San Giorgio Apricena 21, Ferentino 19, Turris 14 e Ceccano 9 punti. Chiedo lume alla regia per il posticipo, vorrei qualche aggiornamento in merito, mi sembra ancora 0-0, se voi mi spottano dalla regia con risultati fasulli. Torniamo a noi, Rodolfo, una domenica movimentata in questa Val di Sangro Viribus Unitis, ma prima di questo una giornata favorevole alle abruzzesi. Sicuramente, perché poi parleremo, se permetti, un po' più dettagliatamente, certo, della partita che ho assistito della Val di Sangro. Per quanto riguarda sia il Morro d'Oro che insomma la Provasto, ovviamente hanno vinto sia la Provasto in quel di Ceccano che il Morro d'Oro in quello di Caserta, due vittorie esterne che insomma lasciano ben sperare per queste due squadre. Tuttavia mi preme parlare della Val di Sangro perché oggi l'ho vista e devo dire, signori miei, che raramente ho assistito ad un qualcosa di a dir poco scandaloso da parte di questa squadra che si chiama Viribus Unitis. Antonio, credimi, io non so come abbiano questi punti, che sono, leggo, 42, quindi questa squadra, ma probabilmente ci sarà una spiegazione. Questa è una squadra che mette timore o quantomeno minaccia i giocatori dentro e fuori dal campo. Sono parole pesanti che sto dicendo, ma sinceramente oggi ho avuto anche paura, tra parentesi, e poi ti spiego il perché. Tifoseria al seguito
non so se definirli tifosi, perché questi erano dei veri e autentici teppisti. Alla fine del primo tempo non si sa che cosa volessero fare, volevano entrare in campo, non si sa. Ho visto poi un loro presidente, un personaggio che non lo so come definirlo, avvicinarsi vicino a questi tifosi, probabilmente li stava calmando. Hanno intimorito il segnalini che stava lungo la fascia dei tifosi della Viribus Unitis, condizionando in pieno la partita, soprattutto il secondo tempo, con un gol che amerei rivedere, poi se è possibile pure con le immagini, con un gol è stato annullato, ma secondo me non lo so quanto potesse esserci di fuorigioco, con giocatori arroganti dentro il campo che rispondevano ai tifosi sangrini, che devo dire sono stati dei ragazzi straordinari, perdono la voce a fine partita e non so quanti ragazzi tifano questa società, tifano questa squadra, rimanendo proprio senza voce, a fine partita minacciando questi tifosi. Finisce la partita, riesco con la macchina, Antonio ha avuto paura perché sono stato circondato da questi teppisti. Poi sono riuscito a scappare con la mia macchina, ma mi risulta poi, sentendo un po' di amici, che addirittura la macchina, la volante, quantomeno il gippone dei carabinieri è stato colpito. Una macchina del padre di Adorante, Francesco e Rocco Pio, che gioca con me con gli allievi. Di Guardia Grele, compaesano dei ragazzi. Oltretutto di Guardia Grele. Non ci ho parlato con Nanzi, se in ascolto avrei pure che lanciasse un messaggio per confermare quello che sto dicendo, mi risulta che la macchina gli è stata danneggiata. Antonio ha avuto paura, ma la cosa che mi ha lasciato esterrefatto, cioè nauseato, sono stati i giocatori e la società, massaggiatore che minacciava i tifosi, rispondeva da sopra le tribune, si sa, stai zitto, l'allenatore che non si sa che cosa volesse fare. Cioè, una squadra che io dico ha 42 punti, ma io sono sicuro che questi 42 punti sono stati dettati non dal calcio, perché devo fare i complimenti alla squadra della Val di Sangro, che oggi, secondo me, ha dimostrato di essere una delle migliori prestazioni. Si sa che ci sono delle difficoltà, ma comunque oggi la squadra era equilibrata in ogni suo reparto. Al primo tempo, grosso primo tempo, secondo tempo ovviamente si sa, un po' si cala perché vuoi la foga, vuoi il fatto che ovviamente Viribus Unitis veniva qua, anche con presunzione, perché bisogna anche dire, Antonio, che questa squadra è venuta con presunzione pensando di venire a fare man bassa di questa squadra. Ha trovato un'ottima Val di Sangro e qui ovviamente la società Pellegrini, Di Blasio, il DS di Ippolito, spero che anche i tifosi l'hanno visto, perché oggi sono stati encomiabili i tifosi della Val di Sangro, hanno elogiato questa squadra, che questa è la squadra che ha la Val di Sangro, gli elementi ci sono, quindi gli addetti ai lavori l'hanno visto che questa è una squadra che vale, gli elementi sono giusti, però purtroppo è un gioco e quindi non sempre, scusami Andone se sto rubando qualche minuto, però mi sto accalorando perché dicevo, non sempre a volte le ciambelle riescono col buco, perché è chiaro che il DS, unitamente al presidente Pellegrini e al vicepresidente Di Blasio, è chiaro che vogliono vedere sempre la squadra primeggiare, però non sempre è così. Però la cosa che è nauseante, devo rimarcarlo per l'ennesima volta all'infinito, questa squadra, Viribus Unitis, mi rimarrà impressa per tutta la vita. Se non sbaglio erano gli stessi tifosi che ha... Sì, a parte pure, l'andata, con la Provasto, con la Provasto, un po' anche scabrose che non abbiamo mandato, si sono un po' esibiti in striptease piuttosto volgari all'Aragona. Mi sembra che erano questi o quelli della Turris comunque. Scusami Antonio, mi risulta anche che il buon Paciocco, l'allenatore appunto prima, se ricordi bene, denunciò appunto che in tanti anni di carriera non aveva mai visto un atteggiamento da parte di questa squadra, che mi risulta pure che alcuni giocatori sono stati pure picchiati dentro lo spogliatoio. Quindi, insomma, è tutto dire. Sia giocatori che tifosi, società, devo dire un voto veramente sotto zero. Mi conferma il cameraman, erano gli stessi tifosi che si erano esibiti, tra virgolette, all'Aragona di Vasto. Adesso, breve pausa, poi il servizio su Val di Sangro Viribus Unitis. Bene, torniamo in diretta ed è il servizio di Filippo Costantino su Val di Sangro Viribus Unitis. Ci mostra invece quello che è accaduto sul terreno di gioco. Vediamo.
Sabatino e Adorante costretti in infermeria, Contini squalificato e per il resto di fronte la seconda in classifica. E questa è la descrizione della 22esima giornata di Serie D per la Val di Sangro. I ragazzi di mister Di Pietro sono comunque reduci dalla vittoria nel derby con il Morro d'Oro e come ha dichiarato il mister in settimana abbiamo il dovere morale di provare ad ottenere il massimo. Casacca rosso-blu e calzoncini bianchi per gli ospiti della Viribus, completo bianco e blu per la Val di Sangro. Subito si inserisce sul settore destro la Viribus al primo minuto di gioco, a seguire di testa Ottobre anticipato in estremis ingenito da Masciangelo, ospiti subito pericolosi. Al terzo risponde la Val di Sangro, grande destro di Ottaviano che costringe alla deviazione in angolo a Locke. Giunge in ritardo una nutrita e calorosa rappresentativa ospite che si fa subito notare, ne sentiremo parlare più avanti. Al settimo se ne va con la consueta potenza sulla destra Annunziato, trova lo spazio per il cross, colpisce con buona scelta di tempo Arancio ma il colpo di testa è centrale. Trentesimo, Viotta, palla gol, la migliore del primo tempo per i padroni di casa, Ottaviano vede serve Nunziato sul filo del fuorigioco, tenta il dribbling, il numero 9 sul portiere, riesce a concludere ma lo fa sull'esterno della rete. 39esimo, risponde la Viribus con Guarini, il traversone del numero 4 trova pronta a colpire la testa di Capitani Ingenito che impatta debolmente, nessun problema per Canfagna. A un minuto dalla fine del tempo regolamentare, sugli sviluppi di un calcio d'angolo molto pericolosa ancora la Viribus, la sponda di Esposito per Ingenito di testa salva sulla linea Ottaviano. Nonostante tutto, primo tempo a favore della Val di Sangro che ha spinto bene soprattutto sul settore destro con Ottaviano. Nella ripresa nulla cambia negli uomini in campo, all'undicesimo si apre all'insegna della Val di Sangro, Rosato ruba un buon pallone a centrocampo, lo serve a Annunziato che vede la corrente Arancio, traversone basso del numero 10, non riesce a colpire il pallone, lo stesso Annunziato anticipato di un soffio. Tredicesimo, annullato gol agli uomini di Pietro per fuorigioco di Nunziato che aveva depositato in rete, a fischio ormai avvenuto, qualche dubbio sulla posizione del numero 9. Ventunesimo, incursione sulla sinistra di Ciccone per gli ospiti, la rasoiata del numero 2 fuori bersaglio era comunque sulla traiettoria Carfagna. Scende un po' di tono la Val di Sangro, soprattutto sul piano fisico ne approfitta la Viribus al 31esimo, infatti ne viene fuori un 1-2 pericolosissimo tra Pirozzi e Ingenito, il primo dei due a tu per tu con Carfagna, si fa respingere il tiro, provvidenziale l'intervento del numero 1 Sangrino. Al 42esimo l'ultima occasione è per gli uomini di Pietro, calcio di punizione di Sisti, trova la testa di Giulio, il miracolo di Allocca, sarebbe stata una vittoria importantissima per i bianco-blu. Dopo 4 minuti di recupero il signor Marzaloni di Rimini mette fine alla gara 0-0 tra Val di Sangro e Viribus Unitis, il primo tempo favorevole ai padroni di casa che hanno spinto molto bene sulla destra con Ottaviano, hanno avuto le occasioni migliori della gara. Nel secondo tempo è venuta bene fuori la formazione campana che ha sfiorato in diverse occasioni il gol, 1-0-0 tutto sommato che accontenta entrambe le formazioni. Da Castelfrentano è tutto, Filippo Costantino per Telemax. Le immagini finali della tifoseria alquanto tutt'altro che tranquilla della Viribus Unitis, stavamo commentando l'episodio del gol annullato, le immagini non sono molto chiare nel senso che l'inquadratura è ristretta, non abbiamo una visione globale, quindi però qualche perplessità tu che eri al campo l'hai avuta sul gol annullato. Sicuramente Antonio, ma come ti stavo dicendo anche, e questa è una riflessione, fosse accaduto lì dove sono questi, insomma, fosse accaduto in campo della Viribus Unitis, il segnale non avrebbe dato un gol, ne avrebbe dati tre. Ovviamente stavamo noi in casa con i tifosi alle spalle, sto povero segnale, povero tra virgolette, perché non è accettabile in queste categorie che poi si lasciano intimidire, ha alzato subito la bandierina, ma non solo in quella circostanza, in tante altre, quindi era evidente che si fosse spaventato, diciamo così. Un'altra breve pausa che precederà le interviste di Filippo Costantino.
Allora, riprendiamo subito le interviste a Di Pietro e a Massimo Arancio da parte di Filippo Costantino. Mister Di Pietro, un primo tempo molto ben giocato alla Val di Sangro, poi forse una ripresa, un calo fisico, comunque venuto fuori un 0-0 che la soddisfa oppure avrebbe voluto qualcosa di più? No, accetto il verdetto del campo, bisogna sempre accettarlo. Per quello che abbiamo dato il primo tempo, certamente siamo un po' in debito, però teniamo pure presente che chi avevamo di fronte, insomma, una squadra fortissima su ogni reparto, e se eventualmente questa oggi non si è espressa ai suoi livelli, questo va a merito a noi che siamo stati bravi eventualmente a non farli giocare. E certamente se il secondo era come il primo, certamente non avevamo di questi problemi, certamente stavamo pure noi in un'altra situazione di classifica. Quindi sono contento della squadra perché ha lottato e se eventualmente oggi non siamo stati ripagati lo potremmo essere domenica prossima o altre. Importante però che si vada con la giusta mentalità, questa voglia, questa cattiveria giusta, agonistica, e dopodiché tireremo le somme. Mister, crede quindi che sia importante la componente psicologica, soprattutto in una situazione di classifica come la volta, comunque che è di sofferenza domenica per domenica, fare 3 risultati utili consecutivi, soprattutto vincere con il Morro d'Oro, credo che la componente psicologica sia stata fondamentale. Sì, difatti dico che forse sia stata la svolta, difatti vedo che la squadra cresce proprio di giorno in giorno e soprattutto oggi il carisma, la personalità della squadra l'ha dimostrata in campo senza remore, senza timore, e questo era importante, quindi già questo è positivo, insomma. Qualche punto in più non farebbe male, però abbiamo il tempo eventualmente di recuperare, quindi ci stiamo, insomma. Massimo Arancio, soddisfatto della tua prova di quest'oggi? Penso di sì, innanzitutto è stata una prova di tutta la squadra, la grande, abbiamo giocato benissimo, abbiamo tenuto a questa squadra, una buona squadra, ben organizzata, abbiamo avuto 2-3 palle gol al primo tempo, siamo stati sfortunati, comunque l'importante è che ci siamo, ci dobbiamo rifare la prossima partita. Grande movimento lì davanti, ma tu con chi ti trovi meglio, con Giannico, con Nunziato, con chi? Io per dire la verità... mi trovo bene con tutti perché io sono un tipo di giocatore che mi piace muovermi, quindi sì, Nunziato più grande fisicamente, mi fa un po' più spazio, ma anche con Giannico mi trovo bene. Per ora in gol solo sul calcio di rigore, quando ha il primo gol su azione giocate, insomma? Vabbè, i rigori sono sempre gol. Certo, fanno parte del gioco, giustamente. L'importante è prenderli e farli, perché non è farli. L'Italia ci ha preso il mondiale con i rigori, quindi... sempre un terno all'otto fa gol sui rigori, sono contento così. Mi auguro di far gol a più presto, però se ne devo fare anche 5-6 gol sui rigori, ben venga. Perfetto. Un'ultima domanda su Chesola dal campo di gioco. Ci sono stati dei problemi all'uscita dallo stadio con i tifosi della squadra La Viribus, qualche piccolo incidente. Cosa ne pensi tu anche in questo ambito, che poi insomma è sempre un ambito dilettantistico e si debbano verificare queste cose? Mi sembra eccessivo. Sì, purtroppo quando si sentono queste cose dispiace, perché alla fin fine rimane sempre una partita di calcio. Sai, questo è un pubblico che, secondo me, la gente che viene dal sud non è che è gente cattiva, è gente purtroppo che ha il calcio nel sangue. Sì, sbagliano certe volte, ha dei gesti che non dovrebbero fare, comunque purtroppo è così. Un po' troppo focosa, forse. Sono un po' troppo focosi. Bene, dopo le interviste rapidamente, purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione, all'Olimpico sempre 0-0, ma se è vero che è stato espulso Giuliano forse è meglio che il risultato rimanga così. Ottava giornata di ritorno nel campionato regionale di eccellenza, Angolana-Montesilvano 1-1, Casolani e Proterra i marcatori, Avezzano-Rosetana giocata ieri 2-1, Pomponi-Ranellucci e Morgante a segno, Casoli-Mosciano 0-2, Rastelli sul rigore e Carassai, Castelnuovo sul Mona 1-1, Tacchi e Di Giammatteo, Lauretto Monotaresco 1-3, Tiberi, Castellano, Di Furi e Cicchitti, Montorio Pianella 0-0, Ortona Celano 0-0, Santomero Francavilla 1-4, 3 gol di Alessandro Damiani, 1 di Leli, ex Lancianesi, per il Santomero Brunozzi, Silvi Sant'Egidiese 0-2, Colaneri doppietta, un gol per tempo per lui. La classifica, Rosetana e Francavilla 53, Celano 49, Notaresco 48, Avezzano 44, Lauretum e Mosciano 38, Montesilvano 36, Casoli, Sulmone e Angolana 30, Ortona 27, Montorio 26, Silvi e Sant'Egidiese 24, Pianella 23, Castelnuovo 21 e Santomero 20 punti. Rodolfo,
un minuto per commentare questo campionato di eccellenza, purtroppo ce ne scuserete, ma sì, un minuto, ma ecco, vorrei parlare un attimino del Casoli e dell'Ortona. Il Casoli mi dispiace perché sinceramente non mi aspettavo questa sconfitta in casa, tuttavia per il Casoli alla grande, io parlavo anche col mister Carpinetta, che oltretutto saluto caramente, un paio di settimane fa, e devo dire che in base alla partenza di campionato non mi aspettavo che poi questo Casoli appunto inanellasse un po' di risultati positivi, quindi complimenti a lui, ai suoi uomini e ovviamente al presidente Capuzzi. Poi per l'Ortona, l'Ortona un pareggio interno col Celano ci può stare, perché per carità ci può stare, contro una delle pretendenti, e ovviamente per l'Ortona fino all'ultimo sarà fino all'ultimo dovrà lottare appunto per... Qui stanno mandando dalla regia alcune sovrimpressioni che parlano del posticipo, magari possiamo tornare con noi. Sì. Sì, possiamo tornare con noi, no, 0-0 sempre però 0-0. Comunque, mi avete mandato queste immagini, ma alla fine il risultato non è cambiato, quindi andiamo con il girone A di promozione, Atletico Nepezzano Paganica 0-0, Bellante San Benedetto 0-0, Colonia Paese Alba Adriatica 2-0, Vignone Castagna, Luco De Marsi Nereto 5-0, Di Filippo, D'Ortensio, Moro, Canatelli, ancora Moro, Pescina Pineto 3-1, Serio, Canatelli, doppietta per il Pineto, gol di Assogna, Ponte Vomano Fucense 0-2, Guerra e Cambise i marcatori, Scerne di Pineto Montereale 1-2, Patricelli, Lore e Ciucci, infine Tortoreto Atria 0-2, doppietta di De Petris, primo gol su calcio di rigore. Vediamo la classifica, Alba Adriatica 42, Luco Di Marsi 41, San Benedetto Di Marsi e Pescina 40, Bellante 39, Atria e Montereale 38, Pineto 30, Fucense 28, Tortoreto 25, Atletico Nepezzano 21, Paganica 20, Scerne di Pineto 17, Nereto 15, Colonia Paese 14, Ponte Vomano chiude con 12 punti. Adesso il girone B di promozione, Alanno Folgore San Buceto 5-1, Marcucci, Ferrante, Caruso, Blasioli, Autorete, Ferrante, per gli ospiti Bruni, Atessa Manoppello 1-1, del Peschio per la Tessa, Cappelle farà San Martino 3-0, Di Basilico da Dazio e Di Nicola i marcatori, Guardia Grele San Salvo 4-3, Crognale Amoroso da Andrea e Campli per il Guardia Grele, Rossi sul rigore e poi doppietta di Rossi Finarelli per il San Salvo. Miglianico Adriano Flacco Pescara 0-0, Prato La Peligna Adriano Flacco Giuliano Teatino 0-1, gol di Cent'anni, Treville Penne 2-0 di Iulis e di Rocco, Trigno Cialenza Ripa Teatina 1-1, Piccoli e Tatasciore sul rigore. Vediamo la classifica, al comando il Penne che si ferma a 50, Treville 43, Guardia Grele 41, Atessa 40, Adriano Flacco Pescara 34, Cappelle 32, Manopello 27, Folgore 25, Ripa Teatina, Adriano Flacco, Giuliano Teatino 23, Miglianico Alanno 22, San Salvo 20, Trigno Cialenza 17, Fara San Martino e Prato La Peligna 16 punti. Allora, con la Greco il campionato sembrerebbe un po' riaperto dalla sconfitta del Penne, considerando che il Treville deve giocare una gara ancora di recupero. Beh sì, oltre al Treville anche noi dobbiamo recuperare una partita, esatto, che vincendola ci porterebbe a soltanto 6 punti dal Penne. Dopo abbiamo lo scontro diretto in casa e prima di questa partita il Penne deve giocare in casa con la Tessa, dove potrebbe anche avvenire una pausa del Penne. Noi dobbiamo continuare a vincere fino alla fine per tentare la vittoria finale nel campionato, poi dipende anche dalle altre squadre che dovrebbero perdere alcuni punti per consentirci di arrivare primi. De Sanctis, ma è veramente questa la classifica veritiera dei valori del campionato? Beh, il Penne ha dimostrato un grande valore, questo è sicuro. Noi potevamo competere, possiamo... speriamo di competere ancora con il Penne, però cioè noi potevamo dare molto di più, sicuramente, cioè, non eravamo assolutamente inferiori al Penne. Adesso dobbiamo scontrarci con il Penne, quindi possiamo dimostrare anche superiormente il nostro valore e quindi speriamo che le cose cambino in un modo o nell'altro. Con la Greco, per chiudere, risultati a sorpresa oggi quali sono stati secondo te? La sconfitta del Penne a Treville non era completamente auspicabile, però ci poteva stare. Mi sembra l'Alanno che ha vinto di larga misura con il San Buceto, poi anche il Manoppello che fortunatamente per noi ha fermato la testa. Per il resto più o meno i risultati sono scontati.
Bene, andiamo a vedere adesso, purtroppo c'è, siamo in ritardo, quindi proseguiamo con i campionati. Il campionato di prima categoria, girone B, quarta di ritorno. Casa Canditella Mario Turdò 3-2, tripletta di San Massimo, i gol di Antenucci e Deli Quadri. Casa Albordino Caldari 0-0, Paglieta Tollo 1-1, Daniele Paolucci per il Paglieta, Lalli per il Tollo. Perano Rocca Spinalvetti 1-0, gol di Gianni Massa. Spallanciano Scerni 3-0, doppietta di Coletti e Fischio. Domani sera la squadra dello Scerni a calcio e dintorni. Torino di Sangro, calcio vasto 3-2, tripletta di Ferrante, gol di Cappelletti e Benedettino. Valsinello Gissi Orsogna 3-2, La Penna, Zacco e Di Palma i marcatori per il Valsinello, Di Meo doppietta per l'Orsogna. Virtus Cupello Marina Calcio 4-2, Ricciardi di Francesco, Marzocchetti di Stefano per il Cupello, Grassi e Fiorillo per il Marina Calcio. Andiamo con la classifica, al comando il Tollo con 42 punti, che però si fa affiancare dal Perano che ha una gara da recuperare, quindi potenzialmente il Perano può essere da solo in testa. Valsinello Gissi 41, Spallanciano 33, Mario Turdò 31, Orsogna e Paglieta 26, Scerni 25, Caldari e Casa Canditella 23, Rocca Spinalvetti e Virtus Cupello 22, Casalbordino 20, Marina Calcio 15, Torino di Sangro 11, Calcio Vasto 9. Domenica, così come in seconda, ci sarà la sosta del campionato per consentire i recuperi di queste gare non disputate. Andiamo a vedere per il campionato di prima categoria, girone C. Amatori Passo Cordone Montupoli 0-0, Brecciarola Vacheri 2-0, doppietta di Carmenini, Bucchiani Coscafa 1-1, Fontani di Michele marcatori, Michetti Faresina 5-1, Smarrelli Emanuele, Salce, Marco Iacone di Valentino e Bruno per la capolista, La Monaca per gli ospiti. Popoli Colle Corvino 4-3, D'Agostino, Gianberardino, Commerce e Maglioca i marcatori per gli ospiti, doppietta di Treccia e gol di Giacomo. River 65 Tirino Bussi 4-3, Di Credico, Maccione, Gagliardi ancora Di Credico per gli ospiti Rossi, Iezzi e Sabatinelli. Tibur Fuoco Ottica Donato 5-1, Mezzanotte Silvetti e tripletta di Tizio per gli ospiti Spinelli. A proposito, domani avremo ospiti anche quelli dell'Ottica Donato, oltre a un servizio su questa gara all'antistadio. Vestina Sportland Villanova 1-0, gol di Morelli. Andiamo con la classifica, Michetti 47, Tibur Fuoco 42, Popoli 35, Amatori Passo Cordone e River 34, Bucchianico, Vestina e Brecciarola 28, Faresina 25, Scafa 24, Vacri 20, Colle Corvino e Montupoli 16, Sportland Villanova 14, Ottica Donato 11, Tirino Bussi 6 punti. Seconda categoria girone D, Ari Castelfrentano 0-1, gol di Di Battista, Rielli Calcio San Paolo 0-0, Canosa Sannita Val di Foro 1-2, Cameli per il Canosa, Di Renzo e Mucci per la Val di Foro, Caporosso Palena 1-0, gol di Adorante, Nino Cerullo Crecchio 2-2, doppietta di Caratella per gli ospiti di Marzio e Ciampoli, Palombaro Rapino 5-2, doppietta di Gian Giordano, poi Lannutti Milanese e Cerasa per gli ospiti Roberto Della Valle e Amoroso, Sant'Anna Villa San Vincenzo 1-2, Roberto De Ingenis per il Sant'Anna, Canzano e De Luca per gli ospiti. Infine Torrevecchia Poggio Fiorito 5-1, D'Attanasio doppiette per Proterra, uno dei quali su rigore, e De Masi per il Poggio Fiorito a segno Pennacchioni. Andiamo con la classifica, il Palombaro al comando con 42 punti, tallonato da vicino dal Castelfrentano a 41, entrambe devono recuperare una gara, poi Nino Cerullo 36, Calcio San Paolo 35, Crecchio 33, Villa San Vincenzo 31, Val di Foro 27, Canosa Sannita, Torrevecchia e Caporosso 23, Ari 22, Rapino 21, Poggio Fiorito 19, Palena 12, Sant'Anna e Arielli 9 punti. Andiamo con il girone F di seconda, Atletico Orsogna, San Salvo Marina 3-0, doppietta di D'Alessandro e gol di Primante, Audax Palmori, Rocca Scalegna 0-0, Fossa Cesia, Torrebruna 1-1, Fantini e Antenucci per il Torrebruna, espulso a buon tempo per gli ospiti, Istoria 90, Altinese 2000, giocata ieri 0-1, gol sul rigore di Giancarlo Spinelli, Maiella 84, Fossa Cesia 90 1-2, Iannotti per il Maiella, Luciani e Pocetti per il Fossa Cesia 90, Real San Salvo, Carpineto Sinello 3-1, tripletta di Guerre, gol di Checchia per gli ospiti Finamore. San Vito 83, Guastameroli 2-0, doppietta di Bucco, Villa Santa Maria San Giovannese 2-1, Ivan Stella doppietta, Grosso per gli ospiti. E poi ecco, ci sono state, c'è una nota qua, a 10 minuti dal termine nella gara del Guastameroli, arbitro fischia la fine perché espulsi almeno 3 giocatori, tra cui il capitano e il vice, e per lui non c'erano i presupposti per terminare la gara. Questo poi sarà un argomento di cui parlarne domani a calcio dintorni, quando avremo maggiori e più precise notizie al riguardo. Questa è una comunicazione quindi
non sappiamo se risponde a verità. Seconda categoria girone F, quindi Real San Salvo e San Vito 50, Torre Bruna e Villa Santa Maria 37, Altinese 31, Guastameroli e Audax Palmoli 28, Fossa Cesia 23, Fossa Cesia 90 21, Rocca Scaligna 17, Istonia 90 15, Maiello 84, San Giovannese e Atletico Orsogna 14, Carpinetto Sinello 13, San Salvo Marina 9 punti. Prima della terza categoria andiamo con la penultima pausa pubblicitaria, tra poco. Bene, siamo alla terza categoria, intanto salutiamo Luigi Davide che ci aveva chiamato ed era d'accordo con Rodolfo per un fatto che lui diceva sulla tifoseria della Viribus e più in generale quella campana, ma Dio ce ne scampi da essere razzisti, anzi assolutamente. Grande Luigi Davide che avremo domani a Calcio e dintorni. Andiamo con la terza categoria, girone A, IMM Castelfrentano 2000, Vacri 2-0, Pretoro Marcianese 7-0, Real Francavilla Villa Magna 1-1, Real Rapino San Vito 83 4-3, Teate 86, Sant'Eusano del Sangro 4-1, Treglio Oc 2000 Caldari 1-0, riposava il Rocca San Giovanni. La classifica, vediamola subito, IMM 28, Villa Magna e Teate 25, Treglio e Pretoro 22, Rocca San Giovanni 18, Sant'Eusanio 16, Oc 2000 Caldari 15, Vacri Calcio 13, Real Francavilla 12, San Vito 83 8, Real Rapino 6, Marcianese 3 punti. Girone B, Bomba Stella Rossa non disputata per mancato arrivo dell'arbitro, Fara 90 Pizzoferrato 1-0, Lama dei Peligni Taranta Peligna 3-3, Pollutri 95 Torricella Peligna 3-3, Quadri Civita Luparella 2-1, Santo Sperano Tornareccio 0-1, riposava il Villa Alfonsina 2000. La classifica, Torricella Peligna 24, Pollutri 95 20, Stella Rossa Gesso Palena, Lama dei Peligni Taranta Peligna e Quadri 18, Fala 90 16, Villa Alfonsina 2015, Bomba 13, Pizzoferrato 12, Civita Luparella 11, Tornareccio 8 e Santo Sperano 4. Terza categoria girone C, Dogliola 97, Guilmi 3-1, Virtus Tufillo Fraine Calcio 2-1, Fresa 2001 Montazzoli 8-0, Rocca 2000 Lentella 86 0-3, San Buono Amici del Calcio Vasto 2-0, Schiavi d'Abruzzo Liscia Calcio 2001 3-0. Vediamo la classifica. Al comando Dogliola 97 21, San Buono 20, Guilmi, Lentella e Fresa 19, Liscia Calcio e Schiavi d'Abruzzo 16 punti, Fraine, Virtus Tufillo 13, Montazzoli e Rocca 2006, Amici del Calcio Vasto chiude con 4 punti. Adesso noi ci fermiamo per qualche breve istante, poi inizieremo con i saluti finali, prima degli ospiti del Guardia Grele e poi con Rodolfo Mucci, tra poco. Bene, torniamo in studio, è il momento di salutare gli ospiti del Guardia Grele e poi passeremo a Rodolfo Mucci. Iniziamo da Rocco De Sanctis, terzino destro del Guardia Grele. Sì, salutare la società che si impegna sempre notevolmente tutti gli anni, il presidente, con il presidente del gruppo tutti, Gedeone Primavera e dopo tutti i compagni di squadra. Giovanni Colagreco, centro della società, i compagni di squadra, i tifosi e un mio compagno Marco De Laurenti. Rodolfo Mucci. Ciao. Che c'è? Ciao. Ciao. Allora, io volevo dare un grosso bacione proprio dal vivo a questo piccolo ranocchietto che sorride e dovete sapere che è il figlio di Antonio. Quindi ho l'orgoglio in anteprima di farlo vedere un po' a tutti. Quindi un grosso bacione a te. Saluto a papà. Saluto la mamma e un abbraccio a mia moglie Laura. Ciao, ciao. Scusateci per questa parentesi familiare, noi ci vediamo domani sera alle 21, Calcio e dintorni, 20:45 di venerdì anteprima sport e domenica prossima di nuovo ai gol alle 21. Arrivederci.